Salve ragazzi, rieccoci Oggi pronostici della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League Malmo e Chelsea Giocatevi 2 più over 2.5 Perché il Malmo vedo che è battibile come squadra È pochissima roba Wolfsburg e Salisburgo, giocatevi solo over 2.5 Dinamo Kiev e Barcellona. 2 hanno esonerato Kueman. Forse non so se era un giusto esonero. È eh, la squadra purtroppo che non va. Secondo me il Barcellona se la porterà a casa la partita. 2. Siviglia Lille, 1 del Siviglia. Via Reale Young Boys. 1 più over 0 2.5 vincerà il Via con tre gol a partita se non vado errato Atalanta Manchester United over 2.5 possono segnare certo possono segnare entrambe faranno anche più di tre gol a partita Bayern Monaco Benfica 1 più over 2.5 Juve zenit la nostra ben amata Juventus ieri ho fatto gli auguri di compleanno a noi Juventini 124 anni di storia. E vediamo se il giorno dopo il compleanno della Juventus se porti bene o no. Ho visto che i giocatori sono andati in ritiro. E vediamo se il ritiro farà bene o no. Allora, meglio chiudere. Meglio per la Juve chiudere il discorso qualificazione e concentrerà di più sul campionato mentre sta andando molto male, purtroppo. Io dico Juventus Zenit 1. Milan-Porto. Milan-Porto. Eh, questa sarà pure una bella partita. È trasmessa su Prime Video Milan-Porto alle ore 18:45. Io dico gol. Milan-Porto segnano entrambe. Real madrid shakhtar Donetsk. 1. Per me, se la porterà a casa il Real Madrid. Manchester City-Club Bruges. 1 più over 2,5. Posso aggiungere questo. Lipsia-Paris-Saint-Germain. Over 2,5. Tre gol a partita faranno. Liverpool-Atletico Madrid. Più favorito il Liverpool. 1 se la porterà a casa il Liverpool questa partita Borussia Dortmund Ajax over due e mezzo giocheranno in Germania faranno anche quattro gol a partita Sporting Lisbona Be Besiktas uno dello Sporting Lisbona e Sheriff Tiraspol Inter 2 dell'Inter stop questi sono i pronostici per quanto riguarda la quarta giornata della fase a gironi di Champions mi raccomando, non le giocate tutte, è solo un gioco e vediamo di vincere. Ragazzi spero che il mio video vi è piaciuto. Lasciate subito un like al video, commentate, iscrizione al canale se siete nuovi. Se siete già iscritti, cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Seguitemi sia su Facebook che anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E stasera ci vediamo per il post partita di Juventus Zenith. Sempre forza Juve. Ciao belli.